Siamo qui in piazza davanti al comune con Daniela Sironi, responsabile regionale di Sant'Egidio. Cosa chiede Sant'Egidio ai grandi della terra? Sant'Egidio chiede di tornare a trattare e di scegliere la strada della pace, perché è incredibile e direi impensabile tornare a vedere la guerra in Europa. Noi tutti siamo nati nella pace, abbiamo goduto di decenni di pace e vorremmo poter invecchiare e crescere i nostri figli e i nostri nipoti in pace. Per questo chiediamo assolutamente di fermare la guerra e di ricominciare a parlare, di scegliere la parola e non le armi. La Costituzione italiana, all'articolo 11, ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Credo che noi questo lo dobbiamo credere e poi dobbiamo provare a viverlo e a chiederlo. Noi non rappresentiamo altro se non la gente comune che nella guerra è sempre vittima, perché sono bambini, giovani, donne, uomini, anziani che possono solo piangere per la guerra e per le distruzioni. Per questo vorremmo che i grandi della terra ascoltassero la voce dei loro popoli. Si configurerà probabilmente, speriamo di no, ma un problema di profughi ucraini. Eppure sono molti, da molte parti del mondo, che scappano da conflitti. Infatti è proprio questa la cosa assurda, che molti dalle guerre del mondo guardano all'Europa perché è un continente che ha saputo conservare decenni di pace e vengono a chiedere pace e futuro qui. Per questo non dobbiamo tradire le speranze con cui il mondo guarda a noi. Tanti ucraini vivono già nei nostri paesi europei. In molti paesi del Piemonte la comunità ucraina è la prima comunità di immigrati, perché la maggioranza sono donne che aiutano i nostri anziani a vivere a casa, fanno parte delle nostre famiglie, sono parte di noi, e per questo noi vorremmo che ogni profugo, ogni immigrato, ciascuno che ha bisogno di trovare pace e sicurezza la possa continuare a trovare in Europa. Grazie. Grazie a lei, grazie molto.